San Giovannese Calcio su Sport a chilometro zero è stato presentato giovedì in Palazzo d'Arnolfo lo staff tecnico della San Giovannese, che come è noto è composto oltre che dall'allenatore Agostino Iacobelli anche da Cristiano Caleri nel ruolo di direttore sportivo e Giuseppe Morandini in quello di direttore generale. Quindi partita ufficialmente la stagione, che sul campo avrà inizio il 6 di agosto prossimo, 3 giorni di test atletici, vale a dire giovedì, venerdì e sabato, domenica 9 di riposo, lunedì 10 l'inizio vero e proprio della preparazione, che vedrà praticamente 2 settimane di doppi allenamenti intervallati magari da qualche amichevole che la società però al momento non ha ufficializzato. Con l'arrivo praticamente certo di Mencagli si è concluso il mercato azzurro. Non saranno fatte almeno in queste ore altre nuove operazioni, anche se la San Giovannese è molto vigile sul mercato, soprattutto per quanto concerne il reparto delle quote, e vedremo quindi col passare dei giorni cosa in effetti accadrà. C'è anche una novità che riguarda l'aspetto gestionale della società, ovvero l'arrivo di un nuovo main sponsor, il nome che quindi comparirà sulla maglia azzurra, che sarà quello della Safimet, un'azienda aretina il cui socio, uno dei 3 soci, è il San Giovannese Martino Neri, che dopo essere stato già d'aiuto alla San Giovannese nelle scorse annate ha quindi contribuito maggiormente alla causa azzurra con questo sponsor, che quindi campeggerà sulle maglie azzurre dopo che per un anno le stesse sono state prive appunto della sua titolarità, insomma, visto che non era stato rinnovato l'anno scorso anno il rapporto con il precedente sponsor. Quindi ultimi giorni di vacanza per i giocatori azzurri, che si ritroveranno, come detto, giovedì 6 agosto per cominciare i test atletici. È tutto, San Giovannese Calcio su Sport a chilometro zero e su www.forzasangio.it.